It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Nome? Marco. Paolo. Che lavoro fai? Tassista. Tassista. Da quanto tempo lo fai? Circa 17 anni. Dal 2008. Che difficoltà hai guidando per le strade di Roma? Roma è una città complicata, c'è molto traffico. Oltre al traffico, la difficoltà maggiore è anche dovuta al cattivo stato delle strade. Hai mai fatto incidenti di questo tipo? No. Sì, mi è successo una volta che per evitare una buca ho preso un motorino. Che consigli daresti ai guidatori meno esperti? Non perdere mai la concentrazione mentre uno guida, perché è pericolosissimo.
Allora, io credo che per risolvere il problema delle buche con una maggiore manutenzione, ogni giorno a Roma muoiono 2 motociclisti a causa delle buche. Quindi questo sarebbe, anche in termini di vite umane salvate, sarebbe già un bel risultato. Secondo, una maggiore educazione anche da parte di noi automobilisti, maggior rispetto delle regole, della segnaletica, di quant'altro. Che consigli daresti ai guidatori meno esperti o neopatentati per evitare tali incidenti? La prudenza, l'attenzione e buttate il telefonino quando state alla guida. Nelle seguenti foto abbiamo incontrato alcuni cartelli stradali che sono a terra, storti o addirittura modificati, che perciò non si possono leggere bene e mettono in difficoltà colui che è alla guida. Allora, qui ci sono due cartelli, uno sopra l'altro. Il primo segna dei lavori in corso più avanti, mentre il secondo segna il limite della velocità da raggiungere. E come si può vedere, tutti e due i cartelli sono stati rovinati e piegati, mentre quello che segna il limite della velocità è stato modificato da 30 km orari a 180 km. In queste altre immagini possiamo vedere delle macchine parcheggiate sulle strisce pedonali che ostruiscono il passaggio ai pedoni, rendendoli anche meno visibili agli automobilisti che camminano per strada. In alcune foto ci sono addirittura macchine che sono parcheggiate sulle strisce pedonali a un semaforo, quindi una cosa abbastanza pericolosa. In questo filmato possiamo vedere sullo sfondo alcune persone che attraversano un segno rosso, tra cui anche un vecchietto che cammina molto lento. Se la macchina prende una di quelle persone può finire anche molto male. Io scelgo di vivere. I choose to live. Yeah, but that is it. E di cui vivi? Ho scelto la sua amica. Se vivi. A me basta, c'hai. Loro hanno scelto di vivere. Scegliete di vivere anche voi.